Appunti dintorni, benvenuti alla nostra agenda degli appuntamenti. Si apre una nuova settimana con l'ultima serata della rassegna dei vini a Canneto Pavese. In questo lunedì 18 luglio, serata danzante con Deborah Sbarra, cena con piatti tipici e vini di Canneto Pavese, ha curato il servizio bar. Per informazioni, la Proloco 333 166 71 71 oppure 338 75 34 059. Borgarello è la mini rassegna di stand-up comedy organizzata dall'attrice comica pavese Laura Formenti allo Stand Bike Caffè. Prossimo appuntamento martedì 9 luglio, la sera, nei locali di Parco Maurici a Borgarello. Ingresso gratuito, ma è possibile fare un'offerta agli artisti. Si può mangiare e bere e non è necessario prenotare. Se volete informazioni, 338 59 0169. Il Festival del Carmine a Pavia prosegue per tutto luglio grazie alla parrocchia del Carmine e non solo Sound Servizi. Venerdì 22 luglio con la Guitar Night, la notte delle chitarre. Trovate tutte le informazioni sul sito massimilianoloisio.com. E poi con il tributo grazie alla band che suona e canta tutti i più grandi successi dei Pooh, Aloha Pooh Tribute Band, sabato 23 luglio. Per informazioni 339 855 5228 oppure 329 81 32 563. Il cinema Sotto le Stelle presso il cortile del Castello Visconteo di Pavia propone per la serata di martedì 19 luglio alle 21.30 King Richard, film biografico, drammatico con Will Smith. Il programma completo e l'acquisto dei biglietti online, lo ricordiamo, è sul sito politeamapavia.it. Sulle Orme del Lupo, a Cadelmonte, Cecima, venerdì 22 luglio, una camminata naturalistica di 3 ore organizzata da Calix in collaborazione con l'associazione Volo di Rondine, e quindi si valuterà tutto l'aspetto faunistico grazie alla presenza massiccia di animali selvatici che popolano le medie colline della Valle Staffora in oltre Po a Pavese. La quota di partecipazione è 15 euro. Associazione Calix 349 5567 762, e risponderà Andrea. La mail calixturismo@gmail.com. Le Montagne di Carte invece vi aspettano ogni sabato al Brallo di Pregola, la rassegna organizzata da Tiglia Vicini e Fabio Tordi. Alle 16 i percorsi Favole a Merenda al Bar del Boccio, seguiti alle 18 dagli aperitivi con gli autori ospitati alternativamente al Bar Pineta e all'Appennino Pavese. Appuntamenti organizzati con la collaborazione dell'editore Primula e delle librerie Ubic e Ticino di Voghera. Scolinando con il club del Butafoco storico ogni sabato e domenica, passeggiata guidata tra i vigneti storici dell'Oltre Po Pavese, il racconto dei territori, la degustazione di tre vini accompagnati da prodotti tipici a chilometro zero ogni sabato alle 10 e la domenica alle 10.30, e poi la sessione pomeridiana alle 15 sia sabato che domenica. Si parte da Canneto Pavese, la sede del club del Butafoco, in frazione Vigalone 106. Per informazioni la mail direttore@butafocostorico.com. Una boccata d'arte a Cigognola, 20 artisti, 20 borghi, 20 regioni. A Cigognola si è portato in scena nel Belvedere del Paese Endless Shine of Human Violence, è un'opera di macerie, oggetti di uso quotidiano raccolti in Ucraina dopo i bombardamenti e rivisitati in questa installazione che attiva un dialogo con il vicino monumento ai caduti delle due guerre mondiali. Per informazioni andate sul sito unaboccatadarte.it. Al Museo Diocesano di Tortona invece ultimo weekend in compagnia del trittico della crocifissione con l'associazione che cura l'ascito artistico di Piero Leddi, pittore originario di San Sebastiano Curone, presso le sale di Via Seminario 7, sabato e domenica dalle 16 alle 19, e poi percorsi nei boschi pavesi, al Bosco Grande di Pavia la domenica mattina riservata al Sentiero dei Piccoli. Per informazioni la mail è info@amicideiboschi.it oppure il weekend al Bosco Negri di Pavia dalle 10 alle 18 sia sabato che domenica, in questo caso la mail oasi.bosconegri@lipu.it. Sempre possibile prenotare sul portale di Regione Lombardia il vaccino anti-Covid per tutte le fasce d'età dai 5 anni in su, e la novità è la quarta dose per over 60 e immunodepressi. Andate sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonate al numero verde 800 894 545 o ancora rivolgetevi ai postini che rilasceranno la ricevuta per presentarvi al centro erogazione vaccini o ai postamat muniti
di tessera sanitaria. Al 5 luglio ricordiamo infine che è possibile scegliere o revocare il medico di famiglia e il pediatra anche nelle farmacie lombarde. Per tutte le informazioni andate sul sito regione.lombardia.it. Inviate tutte le vostre segnalazioni corredate da foto, locandine o video a info@pavia1tv.it oppure info@lombardialive24.it o ancora 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e a domani con Appunti e dintorni.